nostra cucina reale questa volta, mi raccomando. Sì, oggi faremo insieme una preparazione base, la frolla ungherese. Una frolla buonissima per delle tarte squisite. Andiamola a preparare? Andiamo! Ed ecco gli ingredienti per preparare la nostra pasta ungherese o pasta ovi. Innanzitutto, sette tuorli d'uovo. Che ti è successo alla voce? Ho perso strada facendo. Sette tuorli d'uovo ben sodi. Poi 250 grammi di farina 00. Mi raccomando, un pizzico di sale. 125 grammi di zucchero a velo, mi raccomando. Poi 125 grammi di fecola di patate. Quindi 250 grammi di burro, della vanillina o vaniglia, io userò l'estratto. Cominciamo subito. Allora, comincio con il versare il mio cucchiaino di vanillina in planetaria. No, va bene così. Ma mettiamo poco dai, di più. Dai, non essere tirchia. Essendoci uova, meglio sempre. Li ho messi 4 grammi, eh. Dopodiché mettiamo il burro che taglieremo a fiocchetti. Gli mettiamo un pizzico di sale. Sbricioliamo dentro anche le uova. È brava a sbriciolare, sbravissima a sbriciolare. E ora facciamo lavorare un po' le uova col burro in planetaria. E adesso faccio lavorare il burro con l'uovo per un bel po'. Ora, fatto questo, unisco adesso gli altri ingredienti, tutti quanti. Mettiamo lo zucchero, la farina e i 125 grammi di fecola di patate. E adesso continuiamo a impastare. Metterò il tappo perché sennò qui arriverà una nube. Comincio piano, faccio incorporare bene gli ingredienti l'uno agli altri e poi mano a mano aumento l'intensità. Ok, ogni tanto stacchiamo il tutto dai margini della planetaria. Guardate che bella pasta morbida, è una delle frolle più buone veramente. Perché dare un pezzetto. È friabile ma nello stesso tempo molto tenace e compatta, vi regge le creme, però quando la mettete in bocca è una scioglievolezza veramente. Facciamo lavorare in totale per una decina di minuti, deve venire una pasta molto morbida e spumosa. Bene, fatta ben bene la pasta, tolgo il gancio, guardate che bella, morbida morbida. Adesso, è buona buona, perché in pratica è già cotta, si può dire, non avendo uovo crudo. Adesso che abbiamo sganciato il nostro gancio, portiamoci sul piano e lavoriamola ben bene per metterla in frigo. Bene. Grazie. Quindi stacchiamo ben bene, guardate che bel colore giallo paglierino, è bellissima questa pasta. E adesso mettiamola tutta all'interno della carta cellophane e teniamola in frigorifero per almeno mezz'ora. Anche in freezer se volete, prima di lavorarla, potrete fare le classiche pastine dessert, quelle d'accompagnamento al tè o altre 250.000 cose. Mettiamola a riposare qualche minuto, una mezz'oretta, un'oretta, il tempo che avete. Questa è la pasta ungherese, una delle frolle più buone in assoluto. Si può abbinare anche al salame ungherese? Ciao Gabriele! Bene, avete visto com'è facile preparare questa frolla, è veramente una frolla molto speciale, una di quelle che si utilizza per fare le pastine, quelle là dell'esterno. Sì, anche i cestini di fragole con la crema, buonissimi. Io questa ricetta la trovai 6 anni fa circa su Blog Dolci e approfitto per mandare un bacio all'ex pasticcere protagonista di Blog Dolci. Lui è un pazzone, ha un canale bellissimo di alta competenza di pasticceria, ve lo segnaliamo. Segnaliamolo. E vi facciamo vedere anche un po' della sigla. È un pazzo, è un pazzone simpaticissimo, gli mandiamo un grande pollice in su, grande e un bacio. Pollice in su, mi raccomando. Ciao. Utilizza più spesso camicie di forza. No, bene, e quindi è bravo e quindi da lì, e quella è la nostra fonte che citiamo con tanto di cappello. Beh, da pasticceri. Oh, bravissima. E quindi dopo questa battuta esilarante di Ombretta, noi vi invitiamo a fare la pasta frolla ungherese, mi raccomando, chiamata soprattutto per Natale. Pasta ovi. Chiamata anche pasta ovi per appunto ovi motivi. Brava, bene, sempre simpatica. Va bene, prossimamente la utile. Adesso basta parlare e noi ci ritroviamo sempre qui. Sulle vostre tavole. Ciao. Che ci fa la carota l'ha attaccata?